Bentornati ragazzi con il Let's Play di Scaler. Allora, siamo sempre a Iridium e ho riraggiunto la conchigliona, vai. Prima non la potevamo aprire perché non avevamo la bomba elettrica e adesso vai. 9 su 10, allora resta una stramaledettissima Crystal Gem. E so già che diventerò matto nel cercarla, perché non capirò dov'è. Allora, di qua. Vai, perfetto. I grifoni sono stati eliminati e la parte tediosa è stata superata. Ora non ci resta che tornare da Leon e esplorare il territorio di Fruzard. Ho guardato un attimo la lista che ho compilato. Sembra essere nel territorio di Fruzard quella che proprio non ho preso. Allora andiamo, dai. Desiderio di trasportare da Leon? Sì. Sembra essere nel territorio di Fruzard. Allora, il territorio di Fruzard era da questa parte. Ah, cerchiamo di essere calmi, eh. Proviamo un attimo a usare la calma, e se la calma non serve a niente ritorna a essere quello di prima. Dunque, ecco, da questa parte, sì, tanto qui sei sempre, ma mi ha corto di vita, oh, non è inutile, guarda. Questo livello è veramente difficile, ma non quanto Coradus, almeno qui ti puoi difendere da tutto con Fruzard. Coradus, mamma mia, nemici in ogni dove, e manco l'opportunità di difenderti come si deve. Allora, e basta. Qui deve essere il territorio dei Fruzard? Non lo so. Era qui il territorio dei Fruzard? Penso di sì. Penso di sì. Vedo che proseguiamo per... No, il territorio dei Fruzard era la cleaning section. Sì, però prima devo passare per di qua. Intanto fammi sparare a questa pianta. No, niente, gli avevo già sparato. Allora, andiamo, dai. Territorio dei Fruzard, forza ragazzi, dobbiamo andare a fare una bella esplorazione. Di nuovo in quel territorio, ci siamo stati il primo episodio che abbiamo cominciato, il primo episodio dedicato a questo livello. Allora, è qui ancora, dai. Forza. Perfetto, allora, ho delle bombe elettriche, quindi nel caso fosse un Cocoon se rinforzato non ci sono problemi. Andiamo, prendi il Vitaloid. E ritrasformazione, vai. Dobbiamo cercare per bene adesso. Allora. Ah! Aspetta un attimo, Nico. C'è un pallone lì! Aspetta un attimo! Aspetta un attimo! C'è un pallone qui, eh! Vediamo un attimo! Ah, è troppo in alto, devo spararci quando arriverò dall'altra parte, via! Per cui ritrasformiamoci e via! E qui c'è un pallone, lo vedete? Ora che siamo appiccicati alla parete? Devo cercare di colpirlo quel pallone. Eh sì. Ecco, allora, ecco, questo è il territorio dei Fruzard. Perfetto, siamo ritornati qui. Adesso avete rotto voi, però, vai. Zio Scaler non ha tempo di giocare con voi esuberanti cuccioletti di merda. No, c'erano solo Clockies. Madonna se non ci speravo. Allora. Ah, qui ci sono di nuovo le piante ciccione. No, ritrasformati qui allora, qua. Ah, qui c'è un pallone e c'è anche un merdino di... Beh, vedete che forse è questa che è difesa al mostro? No. Ancora Clockies, ok? Sto iniziando a scaldarmi adesso. E trovo un sacco di cose e non è mai quella. Madonna. Cioè, avete presente quella sensazione in cui... Madonna, no, c'ho da rifarmi anche le arene, ti prego, perché? Ma non possiamo levarle una volta per tutte quelle che c'erano i Fruzard. Ma è uno stress doversi rifare tutto, vabbè. Almeno se un altro è più veloce qui rifarsi tutto. Dicevo, avete presente quella sensazione in cui continuate a trovare segreti su segreti sperando che ci sia quell'unico item collezionabile che vi manca e invece continuate ad avere solo delusioni perché non trovate quello che cercate? Io continuamente, ecco, in questo caso, guarda, sto scoprendo un sacco di palloni qui, là, su, giù, e la Crystal Gem non c'è, oh! Mamma mia! Allora, andiamo un attimo. No? C'è neanche un pallone qui, bene. Stiamo andando nella cacca proprio, eh. Dai, spara sta talpa, perfetto. Madonna, spero di trovarla, dai, in questo episodio, vi prego. Non potete farmi fare un altro fallimento così. Allora, qui cosa vediamo un po'? Un Vitaloid. Ah, qui c'è un pallone, vedo, un altro pallone. Qui non ce l'avevo ancora la trasformazione in Fruzard, per cui direi di provare a sparargli. Allora, vediamo un po'. Sì! È
senza morire. Bellissimo, vai così. Ecco, quel Vitaloid è una trappola, va bene. Allora, finiamo adesso questa sezione, vai, guardate. Allora, trasformazione in Fruzza, dai. Oh, perfetto, che bell'episodio, che bell'episodio. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo trovata, vai, alla grande, vai. No, allora, dai, ma un... Ecco, continua a sparare. Ecco, grande Fruzzard, vedete, proprio può sconfiggere chiunque. Vai, perfetto, ok, teaming section, dai. No, madonna. Ce la faccio a superare qualche cosa senza morire, accidenti? Sto morendo in ogni buco di culo inimmaginabile qui adesso, eh. E che palle. Dai. Dai, allora qui ci sono due talpe. Prendi Vitaloid, accidentaccio, Skader. Vai. Allora qui bisogna usare... Eh no, ma usano il mimetismo. No, dislivello, ecco. Oh, e per l'ennesima volta mi sono dovuto ridurre a uno di energia, ma porca puttana. Sto facendo tutto il gioco praticamente con una sola tacca di energia. Madonna. Allora, qui c'è un Vitaloid, dai, prendilo, ti prego. Vai, e adesso... Oh no, c'è un'arena qui. Dai, trasformati. Ecco, ecco, ecco fatto. Adesso non mi frega più nessuno, basta, eh. Fine dei giochini di... Ma allora, spa... non... Ma cosa succede, scusa? È invincibile quello, gli spara... No, allora, qui c'è un bug assoluto, Qui c'è un bel bug, che non mi sta per niente bene, ma siccome io adesso mi sono rotto, volevo fare le cose per bene, adesso basta, Termina livello, sì, e salvo i progressi, perché adesso basta, la mia tolleranza per queste cose ha un limite, Che palle, porca puttana! E quel nemico non lo sconfiggeva e non gli sparava, era diventato invincibile. Fortunatamente, ragazzi, in Skader potete uscire, ecco, anche così, dopo che avete preso tutto. Non bisogna per forza ritornare da Leon come tipo nei giochi di merda della Nintendo, dove, attenzione, se non esci finendo tutto il percorso perderai i dati salvati, quindi devi farti tutta la merdata e incazzarti, gna gna. No, qui per fortuna, dopo che prendi tutto puoi benissimo fare, esci dal livello così, manualmente, sulla schermata di pausa, e tutto è bene ciò che finisce bene. Bene ragazzi, ci rivediamo col prossimo boss. Covo di Bootcamp. Qui è stato tradotto Serpente di Mare, ma ragazzi, traduzione italiana sbagliata. Il prossimo boss, che è il penultimo, è Bootcamp, il soldato militare, che in realtà era una lucertola anche lui, che ha torturato Skeller fino a trasformarlo nella lucertola blu camaleonte umanoide che adesso tutti conosciamo. Ed è il penultimo boss, e nell'episodio di domani, ragazzi, lo vedremo nella sua vera forma. Come sarà il soldato militare Bootcamp nella sua vera forma di lucertola umanoide? Lo scoprirete domani. Ciao!